Bombek, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combek, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combek, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combek, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgotaro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C a Borgo Val di Taro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Val di Taro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo a Borgotaro, via Caduti del Lavoro 22, con telefono 0525 97644. Ferramenta, giardinaggio, motoseghe, decespugliatore, usquarna, vernici per tinteggi e decori con sistema tintometrico. Elettrodomestici, stufe nordica, idraulica, elettroutensili Bosch e Makita, abbigliamento lavoro, sempre grandi occasioni. Sta a voi cogliere il momento. Ferramenta Baudassi, la romana, via Caduti del Lavoro 22. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi? La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Val di Taro. Telefono 0525 97447. Marcello Gazzola, che chiude questa trasmissione fortunata di RTA, protagonisti dello sport, la storia di tutti gli sport valtaresi che hanno portato al top alcuni dei nostri atleti. E terminare con l'atleta che veramente ci rappresenta non solo in Italia ma nel mondo, per noi è un motivo di grande orgoglio. La prima domanda che ti faccio, Marcello, racconta Gazzola, parti da Parma un po' di anni fa, direi molti ormai, e torni a Parma. Allora, Marcello racconta Marcello Gazzola, ti cedo il microfono e vai. È proprio, diciamo, la chiusura di un cerchio, perché neanche nelle favole più belle si poteva sperare di arrivare fino a questo punto. Io ho iniziato a giocare a Parma, ho iniziato a giocare addirittura nella Borgotaro quasi per gioco, perché ci andavano i miei amici, per cui ci sono voluto andare io, anch'io, e da lì è nato diciamo tutto. Poi c'è stato il trasferimento quando avevo 9 anni a Parma, nelle giovanili, negli esordienti. E da lì in avanti ho fatto tutta la trafila fino alla primavera, dove poi con l'allenatore, il mister Ballardino, ho iniziato a fare il professionista, perché mi ha portato a San Benedetto del Tronto, all'epoca era in C1, dove da lì, diciamo, è iniziata la mia carriera da professionista, anche se magari non è stato facile, devo dire la verità, perché mi sono ritrovato a 18 anni lontano da casa. È vero che da un lato è anche bello, nel senso, ti senti a 18enne onnipotente, ti senti il re del mondo, inizi a guadagnare qualche soldino, vivi da solo, alla fine con i tuoi compagni che diventano per forza di cose anche i tuoi amici, e sembra tutto bello, ma in realtà non è così. Io sono una persona molto, molto emotiva e ho sempre sentito la mancanza comunque di casa,
della mia famiglia, dei miei amici qua di Borgotaro, anche se magari non l'ho data a vedere per magari non fare preoccupare. E i primi anni sono stati abbastanza difficili, tanto che da San Benedetto poi mi sono trasferito a Venezia in C2, dove praticamente ero ai margini della squadra, non giocavo, l'allenatore non mi vedeva e in quegli anni è stato forse il periodo più duro, nel senso che ho rischiato anche di mollare, di tornare a casa, di dire guadagno 1.000 euro al mese, chi me lo fa fare di stare lontano da tutto e da tutti, per cosa poi, per non giocare neanche. E ero quasi sul punto di mollare, ho detto vado a studiare come fanno i miei amici, faccio l'università, qualcosa mi invento. Poi invece da Venezia mi sono trasferito a Sassari, non so per quale motivo, lo giuro, dove è stata la mia salvezza, perché è stato anche se un campionato di C2, ci siamo salvati e lì sono. Diciamo, mi ha visto un giocatore che giocava con me nel Sassari, che poi successivamente è andato a lavorare per il Catania. Mi ha visto, mi ha fatto fare il contratto col Catania, che all'epoca militava in Serie A, e da lì, diciamo, è iniziato il calcio vero, ecco, i primi guadagni, l'esordio in Serie A, tra l'altro a Parma, in Parma Catania. E poi le varie esperienze in Serie B ad Avellino, ad Ascoli, a Sassuolo, per finire qui a Parma, dove tutto è iniziato. Ecco, a gennaio c'è stata questa opportunità e io l'ho colta al volo, nel senso che per me tornare a Parma, molti mi hanno detto: ma perché torni a Parma? Sei in Serie A, sei nel Sassuolo in Serie A, perché vai in Serie B? Però io non la vedevo come un salto, una categoria in meno, io la vedevo proprio come a Parma ci sarei andato anche se era in Serie C, per farti capire, perché non mi interessava la categoria, mi interessava tornare a casa, tornare a giocare dove ho iniziato spero anche di finire dove ho iniziato, perché la vedo proprio come una chiusura del cerchio perfetta. Poi c'è stata la promozione in Serie A subito, che non me la sarei mai aspettata, ed è la ciliegina sulla torta questa, per cui mi godo il momento, mi godo comunque il fatto di essere tornata a casa e di vivere ancora qua. I miei figli vivono qui, mia moglie è contentissima, sta benissimo a Borgotaro, per cui per ora va tutto bene. Ecco, allora parliamo un po' di questo momento straordinario della tua carriera a Parma, ma soprattutto perché i tifosi, veramente ho visto, ho qualche amico che ha a che fare con il Parma e che ti vogliono veramente bene. A Sassuolo addirittura c'era un club, no? Mi sa, tu hai un fan club, e qui forse c'è molto di più. Beh, forse il fatto che sono della zona incide molto, anche per un tifoso. Penso avere un giocatore che è della, non dico della propria città, perché io non sono di Parma, sono di Borgotaro, sono parmense, però comunque faccio parte di questa terra, ecco. Penso sia un motivo d'orgoglio da parte loro ed è un motivo d'orgoglio da parte mia, per cui sono tutte cose che comunque nella mia scelta a gennaio avevo considerato, avevo ragionato anche su queste cose, per cui è tutto bello. Ecco, quando sei arrivato al Parma, appunto a gennaio, conoscevi alcuni ragazzi che giocavano al Parma oppure nessuno? E come sei stato accettato in squadra? Sicuramente bene. Sì, conoscevo personalmente nessuno perché ho giocato contro molti di loro quando ero col Sassuolo in Serie B, però personalmente non li conoscevo. Non, di solito non faccio fatica a inserirmi in un gruppo nuovo, perché comunque ho un carattere molto, molto socievole, molto aperto a queste cose. E loro dall'altra parte mi hanno subito accettato come uno di loro, la grandissima. Infatti il gruppo, diciamo, si è amalgamato fin da subito.
Ecco, in questo finale davvero incredibile, dove voi avete forse, dico forse, gettato, perché fuori non si gioca e si vede la partita in un altro modo, avete gettato al vento qualche punticino e poteva essere una promozione più agevole. Ecco, come l'avete vissuto quel periodo che allontanava e vi portava ai playoff e invece poi veramente si è realizzato il sogno? Beh, c'è da dire che avevamo 15 punti di scarto dal secondo posto. Abbiamo fatto per cui un grande recupero. Secondo me, dal mio punto di vista, qualche passo falso penso sia fisiologico farlo, perché abbiamo fatto una rincorsa veramente incredibile. Merito nostro, e anche perché comunque le squadre davanti hanno rallentato, se no non l'avresti mai più prese. E quando eravamo lì al secondo posto, dopo la partita di Cesena, sicuramente c'era grande rammarico. Grande rammarico perché comunque avevamo, anche se mancavano, mi ricordo, 2 o 3 giornate ancora, 3 giornate, avevamo la serie in pugno, nel senso eravamo secondi, nessuno ce la poteva togliere, bastava vincerle tutte, però vincerle tutte non è facile, neanche se giochi contro il Cesena che comunque doveva ancora salvarsi del tutto, la Pro Vercelli uguale, non è mai facile vincere, anche se incontri squadre magari a livello tecnico inferiori a te, che però si giocano la vita, come appunto la Pro Vercelli e il Cesena, non è mai facile. Siamo stati bravi poi la partita dopo col Bari a vincere e poi a vincere quella con lo Spezia, e si è stati anche fortunati, perché bisogna dirlo, anche nel vedere il Foggia che comunque si è giocato la sua partita fino alla fine, infatti ha fatto gol all'89esimo e siamo stati bravi ma anche fortunati. Marcello, ti rendi conto che hai portato nuovi tifosi al Parma? Sì, mi fa piacere, questa cosa mi fa piacere, e penso anche che queste 3 promozioni di fila abbiano portato comunque dei nuovi tifosi parmigiani, perché come ho detto prima è una cosa che non si è mai vista, e io nel mio piccolo sono contento di portare nuovi tifosi alla mia squadra di Borgotaro, ecco. Naturalmente il prossimo anno Serie A, si torna alla ribalta più importante dove eri sino a ieri l'altro con Sassuolo, si incontrano dunque le squadre più forti naturalmente della nostra Italia. Ecco, tornerai ad incontrare alcuni personaggi che magari ti hanno esaltato oppure ti hanno messo in parziale difficoltà. Uno e uno, qual è quello dove ti trovi meglio e quello invece dove ti trovi peggio nella marcatura? A parte che io penso che nel Parma hai cominciato a salire un po' di più ed è il tuo ruolo giusto. Sì, allora, Serie A è un'altra cosa, diciamo, c'è molta più qualità sia nei singoli che proprio a livello di preparazione di squadra. Io ho avuto l'opportunità di giocarci per 5 anni con il Sassuolo e non ho sempre giocato, ci sono stati degli anni dove magari giocavo di più, degli anni dove purtroppo giocavo di meno, perché davanti avevo comunque dei giocatori molto migliori di me, non ho vergogna ad ammetterlo. E diciamo, per tornare alla tua domanda nello specifico, è difficile dirlo. Forse il giocatore che è più difficile da marcare per me è Gomez dell'Atalanta, ti faccio un nome, perché è brevilineo, gambe corte, rapido nello stretto è molto difficile marcarlo. Per l'altro, per quello con cui mi sono trovato meglio, non so cosa dirti, perché sono tutte. Non ce n'è uno in specifico. Comunque sono tutti giocatori di altissimo livello e bisogna sempre stare concentrati tutta la partita. E sulla posizione in campo che adesso nel Parma, diciamo, ti porta di più a spingere? Sì, lo porta anche il valore della squadra, questo, non solo io.
È proprio il valore della squadra che secondo me in Serie B il Parma era tra le più forti. Infatti abbiamo chiuso il campionato lassù al secondo posto. E quando giochi in una squadra con magari in questa categoria comunque di grande qualità diventa tutto anche magari più facile, ecco. Anche se poi facile, come ho detto prima, non è mai niente, perché le cose anche, come ho detto, incontri squadre magari più deboli di te che però giocano a calcio alla morte lo stesso, per cui di facile non c'è mai niente, però per giocare in una squadra che qualitativamente è superiore rispetto alle altre ti aiuta a fare meglio. All'inizialmente, stiamo chiudendo questa nostra intervista del protagonista di Nuovo Sport, parlato di famiglia, tu hai un po' di nostalgia, sei tornato a vivere a Borgotaro, hai una moglie che stravede per Borgotaro, perché ci siamo visti 10 minuti prima da una nostra comune amica, e per cui tutto bene, naturalmente. I figli stanno bene qui, giocano già in vari sport, uno a pallacanestro, penso, no? E allora, com'è Marcello Gazzola come padre e come uomo? No, pesante. No, sono, penso, diciamo, normale. Sono un padre presente, io stravedo per i miei bambini, per i miei figli, ci mancherebbe il contrario. Loro stanno qua, stanno benissimo. Tommy, il grande, ha iniziato a giocare a basket, però ultimamente mi sta dicendo che vuole iniziare a giocare a calcio, per cui sono contento, anche perché qualche anno fa proprio del calcio non ne voleva sentire neanche parlare. E magari col fatto che mia moglie Michela quest'anno l'ha portato praticamente tutti i sabati allo stadio, si è avvicinato, inizia a piacergli anche lui il calcio, ha detto che vuole iniziare, vediamo magari da settembre di farlo iniziare a giocare, vediamo cosa può fare. E la piccola Vittoria è spesso anche con i nonni, con mio papà Aldo e mia mamma Anna Maria, che stravedono per lei. Praticamente anche loro ci stanno dando una grossa mano, con i bambini, magari in questa settimana che abbiamo tutte ste cene a Parma, dove dobbiamo fare presenza sia io che mia moglie. Loro tengono i bambini, loro sono ben contenti di tenerli. E loro ci stanno benissimo, con i nonni, ci mancherebbe. E che dire, basta, sono normale, non, niente di eccezionale, niente di, no, un padre normale, un ragazzo normale. Ho tutti i miei amici qua a Borgotaro che insomma possono testimoniarlo. E anzi, volevo fare siccome ho ricevuto tantissimi complimenti sia giù in paese che anche nei paesini magari più lontani, tipo Porcigatone, dove sono nati i miei genitori, volevo ringraziare tutti, visto che magari non posso andare casa per casa a ringraziare, volevo ringraziare tutti per i complimenti che mi hanno fatto, che sono, diciamo, molto orgoglioso di questo. Marcello, stiamo per terminare questa chiacchierata che vorrei che fosse infinita, tante sarebbero le domande che vorrebbero magari sentire fatte da me e risposta tua. La domanda però per chiudere quasi è questa: cosa ti mancava di più, a parte la famiglia di Borgotaro, quando eri in giro per 15 anni, in giro per l'Italia? La famiglia, hai detto tu, gli amici, e poi la semplicità di vita che ci può essere in questo paese, il verde che c'è intorno, magari dove a Modena non c'era, perché vivevo in centro e mi affacciavo alla finestra e vedevo il palazzo, e la semplicità di un paese dove sei cresciuto, e per cui anche se puoi essere anche di Baghdad, però è sempre casa tua, nel senso, Borgotaro è casa mia e per me è bellissimo, per cui non saprei neanche spiegare per bene il motivo, ma penso sia normale che uno stia bene a casa propria, ecco. Tu per fare un po'
poche vacanze, perché sono poche, hai scelto Jesolo. L'hai scelto con Michela oppure ti è piaciuto e hai scelto Vado lì? L'abbiamo scelto perché c'è un mio ex compagno di Sassuolo, Pegolo, che diciamo lui è là della zona. Un'estate siamo andati a trovarli così, ci è piaciuta tantissimo Jesolo. E i bambini, offre tantissimo sia per i bambini sia che per noi, diciamo, più adulti. Per cui l'abbiamo fatta diventare, diciamo, ecco, la nostra meta estiva di vacanza, dove ci troviamo benissimo. Chiudiamo con una cosa tecnica, sei favorevole o contrario alla VAR? Io sono favorevole, però devono, secondo me, avere un metro di giudizio uguale per tutti e per tutte le situazioni di gioco. Non magari solo in chiare occasioni da gol, ma magari anche in cose secondarie che comunque possono portare al cambiamento del risultato di una partita. Quando inizia di nuovo il ritiro, per voi? Dovrebbe iniziare agli inizi di luglio, penso il 5 o il 6 luglio ci sarà il ritrovo. Il luogo non lo so ancora perché non l'hanno ancora ufficializzato, comunque no, agli inizi di luglio. Vogliamo dare un messaggio, con questo chiudiamo davvero questa chiacchierata, ai ragazzini che magari ti vedono come veramente un idolo loro in quanto borgotarese, un messaggio che li sproni magari a fare un po' di storia come la tua. Intanto li ringrazio, dico che per me è un motivo di orgoglio essere un esempio magari per i ragazzi più giovani. È un consiglio di fare quello che gli piace, non necessariamente fossilizzarsi su un unico obiettivo di diventare calciatore per forza, assolutamente, di fare quello che gli piace. Poi se il talento c'è, se la testa c'è, le qualità ci sono, viene tutto da solo, basta crederci e non mollare. Bene, ti lascio il microfono per un saluto a tutti i tuoi tifosi della Valtare Valceno e con questo alla prossima, con spero tanti risultati positivi. Speriamo per i risultati e un saluto a tutti i telespettatori, a tutta la gente di Borgotaro, come ho detto prima, che ringrazio tantissimo per il supporto e per i complimenti che ho ricevuto. E buona estate a tutti e arrivederci. Ciao. Comeback, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525973118. Comeback, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Comeback, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Comeback, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgotaro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C, a Borgo Val di Taro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo.
Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo a Borgo Taro, via Caduti del Lavoro 22, con telefono 0525 97644. Ferramenta, giardinaggio, motoseghe, decespugliatore, usquarna, vernici per tinteggi e decori con sistema tintometrico, elettrodomestici, stufe nordica, idraulica, elettroutensili Bosch e Makita, abbigliamento lavoro, sempre grandi occasioni. Sta a voi cogliere il momento. Ferramenta Baudassi, la romana, via Caduti del Lavoro 22. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi? La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447.